ragazzi dell'Interact di Catanzaro doneranno dei regali ai bambini del reparto di pediatria dell'ospedale pugliese. Bravi innanzitutto per questa iniziativa, forse non è neppure la prima iniziativa di questo genere. Esatto, no, non è la prima iniziativa di questo genere, infatti inizio di ottobre abbiamo donato appunto dei regali ai ragazzi ricoverati nella casa di Nilla, che è un centro che accoglie bambini vittime di abusi sessuali in casa. Per cui noi ci teniamo molto, non soltanto per far vedere che siamo un'associazione unita e compatta, ma anche per far vedere la nostra vicinanza a questi bambini, per far vedere che noi per loro ci siamo, anche perché più o meno abbiamo la loro stessa età, per cui ci sentiamo molto vicini a loro. Sì, siamo abbastanza impegnati nel sociale e questa è una delle manifestazioni appunto che vuole mettere in evidenza come l'Interact vuole essere un'associazione che debba dare un apporto alla comunità in cui è presente. Ragazzi, un giorno di sofferenza qui in ospedale, però è anche un giorno festoso come l'Epifania, quindi avete portato un sorriso. Sì, è qualcosa per far sorridere questi bambini che hanno passato dei momenti infelici rispetto a noi. Siamo 10, siamo un bel gruppo comunque che ci teniamo a fare queste iniziative per il sociale, per comunque rallegrare alcuni bambini che sono vittime, comunque non sono fortunati come noi. L'anno prossimo rifarete la stessa iniziativa, vero? Sì, sicuramente sì.